Grazie Ilaria, sono molto felice di essere qui e quando si discuteva su che tipo di intervento fare, ho pensato che forse tentare una definizione, come dire, cronologica, una periodizzazione della fase cruenta della storia d'Italia fosse il migliore contributo che potessi dare. Sono naturalmente anche felice del quadro generale che ha fatto Gentiloni avanti, che mi sembra completo, ampio, e aiuta quindi a introdurre i temi, diciamo, un po' più specifici legati alla vicenda della strategia della tensione, gli anni di piombo e alla crisi complessiva degli anni 70 che mi accingo a svolgere. Naturalmente nella storia vanno considerati sia i fatti minuti sia i quadri generali, perché gli uni fanno parte degli altri, si integrano in una discussione che è una discussione continua, nel senso non è soltanto una discussione tra fatti minuti e quadri generali, naturalmente, ma anche tra passato e presente. Siamo noi che facciamo le domande al passato, siamo noi che chiediamo al passato ragione dei motivi per i quali ci troviamo in certe situazioni e in certi modi, no? È un'idea di Benedetto Croce, ma è un'idea che sta in piedi. E quindi cosa chiediamo e cosa vediamo nel ricordare in modo così appassionato, così diffuso, così il 12 dicembre del 1969. Io credo, Lettia gli accennava questa cosa, che in fondo si possa vedere, ma non solo lui, l'origine di una fase nella quale siamo tuttora immersi. Non è passato, è l'inizio di qualcosa che ci coinvolge ancora. Il 12 dicembre comincia un attacco alle condizioni di convivenza, un attacco alla democrazia, che ha naturalmente radici antiche, ma che perdura con la medesima intensità per tutti gli anni 70 e direi con la medesima, nella medesima direzione, e anche con una sostanziale continuità di figure. Ecco, il punto di partenza, dov'è l'origine, va cercato all'incirca attorno alla metà degli anni 60. Anche qui il quadro descritto da Gentiloni era efficace, attorno a due questioni, ed è una discussione politica strategica i cui termini generali ci sono sostanzialmente noti. È la discussione sulla sconfitta francese in Indocina prima e poi in Algeria, e la discussione relativa alla crisi successiva, alla crisi cubana. Il problema, l'Occidente si interroga sul comunismo, qual è la strategia di contenimento di un avversario che arriva a minacciare gli Stati Uniti. I quadri generali, dicevo, di questa discussione ci sono abbastanza chiari. Meno chiare però sono le ricadute nelle discussioni in Italia. Noi possiamo intuire che ci sono dei nessi, ma diciamo un quadro analitico, questo è forse, dato che siamo fra studiosi, uno dei punti su cui dovremmo insistere maggiormente. Intendo dire, sappiamo ad esempio molto poco del generale Aloia. Il generale Giuseppe Aloia fu dal 62 al 68 capo di Stato Maggiore dell'Esercito e della Difesa, e fu quello che rifletteva meglio questa discussione in Italia, in un dialogo forte con l'esecutivo, in un dialogo forte con
il governo e con gli stati maggiori della NATO all'interno dell'Alleanza Atlantica. È una figura di rilievo. A lui si attribuiscono due episodi che sono significativi. Quel convegno famoso di Parco dei Principi del 65, quello sulla guerra rivoluzionaria, largamente presenziato da fascisti, la cui però fatto all'interno del quadro del sistema di difesa nazionale, no? E un'altra vicenda, un volumetto che poi in realtà non fu distribuito, le mani rosse sulle forze armate, che fu pubblicato, ma fu ritirato dalla circolazione, ma che esiste. Qual è la logica di tutto questo? Alloy è probabilmente il primo che inventa quel tipo di collaborazione che segnerà tutti gli anni 70, la collaborazione fra gli atlantici e i fascisti. Sono due cose diverse ed non è naturale questa alleanza, per tanti motivi, ovvi neanche a dirlo, insomma. Sono troppi professori di storia per scendere in queste, no? È una collaborazione che vediamo nella strategia della tensione, è una collaborazione che poi continua nella P2 con un equilibrio che varia. Le due componenti non sono sempre del tutto d'accordo, sembra che ci sia una sorta di divisione del lavoro fra queste tendenze. E per questo dico che il problema di Alloia dovremmo affrontarlo un po' meglio. L'unica monografia è vecchia di 30 anni ed è la voce del dizionario biografico degli italiani, ma qualche spunto interessante lo contiene ancora. Non a caso il nome di Alloia ricorre nel memoriale di Aldo Moro, che è stato più volte citato, proprio in relazione all'origine della strategia della tensione. Moro si riferisce a Piazza Fontana e racconta che il generale Alloia venne da lui e gli fece una proposta, non ci dice di che proposta parla, ma il fatto che Moro rifiutò la proposta lo mise in urto con piccoli e con rumore i quali la proposta l'avevano accettata. In sostanza, di che cosa stiamo parlando? Quella che viene pensata è un'operazione di guerra psicologica. Vedo che c'è Morando, che ha scritto un libro recentemente importante su gli antecedenti di Piazza Fontana. Quella è un'operazione di guerra psicologica, diretta, diciamo, in chiave atlantica e gestita dai fascisti. Sono le bombe del 25 aprile, sono le bombe sui treni dell'agosto e Piazza Fontana. Una parentesi anche su invito di Ilaria. Là per là mi sorprese una certa disinvoltura che utilizzava Moro nell'usare l'espressione strategia della tensione. In realtà c'è qualcosa di molto complesso e di molto affascinante dietro quest'uso, perché nasce con un significato diverso rispetto a quello che noi diamo a questa parola. L'espressione nasce sull'Observer del 14 dicembre e tutti hanno sempre pensato che fosse una suggestione dell'intelligence britannica, no? Che attribuiva la bomba a no, è il primo articolo che ci dice che la bomba è di destra. In verità l'espressione nasce con ogni probabilità in Italia e nasce non per indicare la bomba, ma per indicare lo spazio politico di vuoto che si sta
creando nei confronti del Partito Comunista. Nasce cioè come calco e rovesciamento dell'espressione strategia dell'attenzione che Aldo Moro aveva utilizzato alcuni mesi prima, sulla quale si era discusso molto. E nei mesi successivi, dopo Piazza Fontana, quando altri episodi si aggiungono, che l'espressione assume il significato che noi gli diamo. All'inizio l'espressione è proprio il vuoto di potere attorno al PC, che era uscito bene dalla competizione elettorale del 68, mentre invece quella che era stata, diciamo, in qualche modo sconfitta era la strategia del centro-sinistra. Io credo che il vero mistero di Piazza Fontana sia proprio nel tipo di collaborazione che c'era fra atlantici e fascisti, cioè chi alzò la posta, chi decise di alzare la posta. Franco Freda aveva, diciamo, il grado di colonnello, di capitano, di generale, sto parlando metaforicamente, aveva l'autorità per decidere di fare una strage, oppure la strage era in programma fin dall'inizio. Quello che noi sappiamo, lo sappiamo relativamente, ma insomma abbiamo due testimonianze importanti che ci dicono che l'esplosivo di Piazza Fontana proveniva da un deposito NATO che era in Germania e fu portato in Italia e consegnato alla cellula di Ordine Nuovo da un ufficiale del servizio segreto militare statunitense. La cosa ci viene raccontata da due fonti diverse, anche se appunto la prova storica non c'è. Uno è Paolo Emilio Treviani e l'altro è Gianadelio Maletti. Questa è la domanda di Piazza Fontana, crea naturalmente quel tipo di sconvolgimento che chi ha l'età mia ricorda perfettamente, chi ha il privilegio di essere più giovane non sa, ma può facilmente immaginare. Quello che si verifica subito è, diciamo, un elemento di è qui che scatta l'iniziativa dei servizi segreti, quello di coprire tutto. Per molti anni i servizi segreti, sia nella gestione di Henke, di Miceli, di Casardi, cioè per tutto il decennio successivo, coprono, non è soltanto il SID, sono anche altre strutture militari che compiono, no? Il conflitto quindi che si crea è con la magistratura. La magistratura di Milano, nel giro di un anno e mezzo, capisce che le bombe non sono mere. L'operazione peraltro di Piazza Fontana, no? Che avrebbe potuto scatenare una svolta a destra, fallisce subito, cioè la svolta a destra non c'è. E qui effettivamente ci sono almeno due cose che vanno ricordate. La morte di Pinelli, che crea una situazione sostanzialmente ingestibile, e i funerali delle vittime, quella mattina livida di Piazza del Duomo del 15 dicembre, qualunque, no, che fin dall'alba era occupata dagli operai. Davanti a questa massa di tute blu e rumore, qualunque cosa avesse intenzione di dire, non poteva dire siete stati voi. Lì c'era la classe operaia che veniva ad onorare le proprie vittime. Diciamo che però
la strage di Piazza Fontana reintroduce la violenza nella società italiana come non avveniva dalla seconda guerra mondiale, dalla fine della guerra. Alla bomba fa seguito anche alla bomba fa seguito un oltre al depistaggio un'attivazione di tipo golpista. Non è una cosa banale, come si è detto, perché gli ufficiali coinvolti nel movimento golpista erano molti di più di quelli che furono poi processati. Diciamo che da quel momento Piazza Fontana e un anno dopo il tentativo di colpo di Stato, al quale va detto gli americani non credono, anzi lo sconsigliano vivamente. La documentazione di cui disponiamo, anche la documentazione diplomatica degli Stati Uniti, ci dice che loro sono impegnati nel SALT, cioè nella pianificazione dei rapporti con dell'equilibrio missilistico con i sovietici, e sia in caso di vittoria improbabile sia in caso di sconfitta del colpo di Stato l'Italia avrebbe fibrillato in modo pericolosissimo per l'equilibrio mondiale. Per cui gli americani sanno, seguono, ma non puntano a quel tipo di rottura. Quel tipo di rottura viene prevalentemente dall'altro tipo di dall'altra componente, dalla componente fascista, che vuole, diciamo, raggiungere un risultato immediato. Mentre invece sembrerebbe che la strategia atlantica fosse quella di associare qualunque ipotesi di avanzata del comunismo alle bombe, cioè non avesse una finalità di modificare la sostanza del... continuava, cioè è pensata come preparazione di guerra psicologica. Su questo però dobbiamo lavorare di più, non abbiamo i quadri di riferimento adeguati. Dal 69-70 fino al 74, diciamo che strategia dinamitarda e strategia golpista si rispondono a vicenda, senza trovare però un punto di equilibrio, un punto di saldatura. Ci sono le cronache ci parlano di due tentativi nel febbraio del 72 e nella primavera del 73 di un'attivazione militare che però non arriva, diciamo, a sfociare in un colpo di Stato, ma ci sono settori militari che stanno lavorando in questa direzione. Delle operazioni, cioè il tentativo di Borghese arriva la notte fra il 7 e l'8 dicembre del 1970, arriva a prendere il Ministero degli Interni e si ferma davanti al Ministero della Difesa, ma il Ministero degli Interni viene preso, l'armeria viene svaleggiata, poi vengono rimesse a posto le armi, ma sicuramente l'insurrezione ha un inizio, viene poi revocato dallo stesso comandante. Evidentemente non c'erano gli equilibri adatti per un'operazione di questo genere. Successivamente nel 73, nel 72 e nel 73 non si arriva neanche al fallimento, l'operazione non parte, viene attivata e nel 73 racconta delle chiaie che Borghese è orientato a mollare la strategia golpista perché non la vede in nessun caso realizzabile. La bandiera golpista viene ripresa in modo tutto sommato però abbastanza inconsistente,
da Edgardo Sogno, anche perché il gruppo operativo è del tutto infiltrato dal SID, che non vuole il colpo di Stato. Per cui dunque la rappresentazione del gruppo del 74 mi pare che sia prevalentemente, diciamo, una rappresentazione, per quello che capisco, dalla documentazione processuale, una rappresentazione operata dal SID per far pensare che il golpe sia una cosa importante, mentre invece non lo è più. Quello che però alimenta, diciamo, l'immaginario del golpismo sono invece la continuazione delle stragi. Non solo perché lo racconta Vincenzo Vinci Guerra, ma ci sono centinaia di testimonianze per cui che ci spiegano che l'aspirazione dei fascisti stragisti fino al 74 è quella di creare una situazione di disagio, di tensione, che costituisca la premessa per la costituzione di un esecutivo sostenuto dai militari. Diciamo, questa ideologia del golpe, mentre il golpe non la strategia del golpe non matura, questa ideologia del golpe invece è molto presente nell'estrema destra, soprattutto, diciamo, nel 72, nel 73 e nel 74. E veniamo al 74 perché la facciamo breve. Una sola cosa va aggiunta, che in questa escalation di violenza c'è un contributo, dato che non ci siamo fatti mancare nulla, di sinistra. Non c'è dubbio che una parte della sinistra è nella logica della strategia della tensione. Il primo omicidio conclamato di sinistra è anche il più ambiguo, quella del commissario Calabresi, alimenta questo tipo di come se venga assunto nella macchina che sta producendo la strategia della tensione. Vale per l'omicidio Calabresi, vale per Primavalle, vale per l'omicidio di Gianluce Mazzola a Padova, il primo delitto delle Brigate Rosse nel 1974. In tutto ciò, sì, dobbiamo parlare del maggio 74, perché il maggio 74 è un mese è un mese risolutivo. Nel maggio del 74 avvengono due cose importanti. Il referendum sul divorzio, l'esito del referendum sul divorzio, che sconfigge e legittima qualunque ipotesi di aggregazione a destra cavalcata dalla Democrazia Cristiana. Il significato politico è questo. L'altra è la bomba di Brescia, la bomba di Piazza della Loggia, che fa capire a tutti, anche a chi fosse particolarmente duro di comprendonio, che la sequela di Namitarda che parte da Piazza Fontana è nera. I magistrati l'avevano capito un paio d'anni prima, chi non vuole capirlo, dopo Brescia, no? Ammazzare i lavoratori a una manifestazione antifascista ha solo questo significato. Bene, qui comincia, e qui c'è un problema, Gentiloni. Non è la democrazia che sconfigge la strategia della tensione. Intendo dire che naturalmente la bomba di Brescia crea come contraccolpo la crescita dell'antifascismo, no? Quindi di un blocco popolare che difenda le istituzioni. A questo punto, piuttosto, è la stessa strategia della tensione che si inabissa. La tendenza, è politicamente chiaro che la strategia della tensione è fallita nelle forme in cui era stata agitata fin dal 1970.
e si cambia strategia. Qui il passaggio di questa fase è terribile ed è non del tutto non del tutto chiaro, ma c'è un passaggio di mano. Il passaggio successivo è la P2. La P2 esisteva anche prima, ma in quel momento diventa l'elemento di centralizzazione che governa sia la fase stragista sia la fase golpista, ma rinunciando al golpismo diretto, all'attacco diretto allo Stato. Approfondire queste cose non c'è tempo, voglio dire soltanto che il piano di rinascita democratica comincia con queste parole. L'aggettivo democratico sta a significare che sono esclusi dal presente piano ogni movente o intenzione, anche occulta, di rovesciamento del sistema. Siamo nel settembre, all'incirca settembre del 75. È questa la nuova guida, vale a dire le istituzioni vanno svuotate dall'interno. In gran parte con gli stessi uomini, c'è una continuità nell'intelligence, c'è una continuità c'è la continuità della gestione politica e militare del delitto Moro, che naturalmente è molto più complessa, ma i soggetti sono ancora questi. Dopo ci sarà la strage di Bologna. Per concludere, l'Italia non esce ai primi anni Ottanta dal tunnel della violenza come c'era entrata. Il tunnel degli anni 70 costituisce un conflitto violentissimo nel quale la violenza non è estranea, ma è parte integrante della lotta politica. E la morte di Moro spezza la continuità del disegno costituzionale antifascista e distrugge quella che è stata l'unica grande classe dirigente del Novecento, cioè la classe dirigente antifascista, quella che ha costruito le istituzioni democratiche, aveva fatto la democrazia e aveva... finisce quindi, diciamo, l'antifascismo non come sentimento personale, ma come fatto politico integrato nella cornice dello Stato. Cambia sostanzialmente il quadro politico, perché la Democrazia Cristiana con Moro è un partito, senza Moro è un partito diverso, sostanzialmente radicalmente diverso. C'è poi un altro soggetto che dobbiamo prendere in considerazione, sul quale non è mai stato che non è stato mai messo a fuoco adeguatamente, ed è il crimine organizzato. Il crimine organizzato compare nella strategia della tensione dal golpe borghese fino al delitto Moro in modi diversi e con sfumature anche che lasciano trasparire elementi di partecipazione profonda. Ora, la cosiddetta Prima Repubblica aveva riuscito a confinare il crimine organizzato in alcune regioni. Il crimine organizzato, dopo gli anni 70, dilaga nel paese, diventa un elemento stabile dell'equilibrio del potere. Ecco, io credo che per tutti questi motivi possiamo pensare al 12 dicembre 1969 come l'origine della nostra storia più recente. Grazie dell'attenzione.